Kumbaya signora a tutti quanti, ben ritrovati da Lupus in Game all'interno di FIFA 16. Oggi continuiamo la nostra carriera, la continuiamo da dove ci eravamo lasciati con una bellissima situazione, una grandissima situazione di classifica che al momento, ragazzi, ci vede saldamente al primo posto in concomitanza con la Roma, come potete vedere dall'immagine. Oggi noi andremo ad affrontare due partite molto 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 insidiose. La prima in casa contro l'Atalanta e poi abbiamo la trasferta, a quanto pare sulla carta, come dire, difficilotta da affrontare, ma noi siamo alla Fiorentina e sarà quella contro il Napoli allo stadio San Paolo. Ma prima di tutto andiamo direttamente a giocarci la partita in casa contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta ovviamente ci schieriamo con una formazione, questa volta definirei un po' diversa, nel senso che abbiamo recuperato Borja Valero dall'infortunio, abbiamo ancora fuori purtroppo Gonzalo Rodriguez, vediamo un attimino, sì, effettivamente è ancora infortunato. Però quest'oggi io vorrei dare la possibilità al nostro Harry Kane di cominciare a far vedere il suo valore, la sua forza, no? Quindi mettiamolo oggi titolare, visto e considerato anche l'avversario che si chiama Atalanta, con tutto il rispetto, lo affrontiamo in casa, noi siamo la Fiorentina, teoricamente dovremmo essere un tantino più, come dire, più forti. Abbiamo quindi Tatarusano, il nostro pizzaiolo di Bucarest, Astori Roncaglia, coppia centrale, Alonso a sinistra, Tomovic a destra, Suarez, Valero, i centrocampisti davanti alla difesa e poi abbiamo Rossi, Ilicic e Blachikovskij, il trio delle meraviglie lì davanti, assieme all'unica punta centrale che oggi è Harry Kane, il nostro acquisto d'estate. Eccoci qui, stadio Artemio Franchi, oggi a quanto pare tempo proibitivo, c'è la nebbia. Non so se è per via dei fumogeni dei nostri tifosi o perché c'è proprio nebbia. Mi sa più la seconda. Mi sento abbastanza carico oggi, ragazzi, perché con le piccole nell'ultimo video abbiamo fatto dei passettini indietro. Oggi io credo che sia il tempo di riscattarsi. Un'occasione migliore come questa in casa contro l'Atalanta non poteva capitarci. Sono sicuro che anche in questo caso questa squadra si chiuderà a riccio e cercherà di sfruttare gli unici spazi che noi gli concederemo. Attenzione, passaggio indietro. Bella questa apertura per Pepito. Pepito si trascina la palla fuori. No, non lo fa. Si trascina la palla dentro. La potrebbe piazzare. Lo fa! Mamma mia, l'illusione ottica del gol, ragazzi. Buona questa iniziativa di Pepito. Il nostro Pepito che ancora mi sa che è a quota zero per quanto riguarda i gol, ma poco ci interessa. L'importante è che lui giochi per la squadra. Questo è quello che a noi interessa di più. Oggi non so perché, ma mi sento più gasato di ieri. Forse perché sto aspettando con ansia la partita contro il Napoli. Ma prima di questa c'è l'Atalanta che comunque si fa viva, è viva. Bello. Queste sono partite molto più difficili. Molto. Madonna mia, Carmona degli mortacci sua. Bello, bello, bello. Bella questa palla, Harry Kane, anticipa lui, anticipa l'avversario. Harry Kane si gira, ha difficoltà. È fallo. Viene fischiato fallo, anche se io avrei dato la regola. Se n'era andato quasi in porta. Obiettivamente questi arbitri hanno metodi di giudizio molto bizzarri. Siamo noi là con Marcos Alonso. Anche in questo caso, ragazzi, è punizione. Cioè dico. Ah no, punizione per loro. Ma mi spiegano su quale base era punizione per loro. Dai, Borja Valero. Ma perché ste palle così, Borja Valero? Ogni volta, porca miseria. Sì, è proprio così, Pier. I tifosi non hanno mai smesso di supportare la squadra anche nei momenti. Attenzione. Ci provano. Meno male. E noi è risaputo ormai che ai primi tempi non segniamo. Concediamo sempre un tempo all'avversario, così il beneficio del dubbio. Con questa palla con il tackle. Borja Valero. Dai,
riesce a difendere il pallone dal pressing, salgono a dargli una mano i compagni. Ma avevo preparato la torre. Attenzione, Tomovic l'aveva data al compagno, aveva fatto una cosa bellissima Tomovic, che adesso se ne sta andando dall'altra parte del campo. Io sento che comunque li possiamo tranquillamente battere, ragazzi. No, dai, ha tolto la palla. La prima volta che Borca Valero ha tolto la palla in tutta la partita. Ah no, è finito il primo tempo. Meno male. Dicevamo, reti inviolate al primo tempo. Come al solito noi concediamo sempre il beneficio del dubbio all'avversario. Ora però è il caso di fare sul serio. Sinceramente, per adesso uno spettacolo non proprio degno della Fiorentina. Andiamo qui. Passaggi belli così di prima, mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace, ma che azione che abbiamo fatto! Arriva il gol di Harry Kane! Che azione, ragazzi! Tutto di prima! Anzi, no, è Ilicic ancora una volta. Ilicic incredibile. Non perdona. Sempre nel punto giusto, al momento giusto. Questa azione è bellissima, guardate, 1-2. Meraviglioso. E qui, raga, il gran gol di Ilicic. Non può arrivarci, non puoi arrivarci, non ci puoi arrivare. Gran gol, 1-0, tutto di prima. Ancora Josep Ilicic. Bene, partita che volge al nostro favore. Intanto noi facciamo volare per aria avversari. Ma la pallonata pure. Ripartiamo. Bello Ilicic, vai, scatta, scatta Blaci. Scatta, scatta Blacikowski. Grandissimo, Blacikowski entra dentro l'aria. Blacikowski la deve servire. La serve. Il tiro ancora una volta, la fucilata. Siamo lì, li stiamo massacrando. Li stiamo massacrando. Ma che cazzo fai? Ancora. Grandissimo questa palla. Il passaggio. Filtrante. Il tiro. E il gol. E il gol. E il gol. Stavamo dicendo proprio che mancava. E invece lo fa Marcos Alonso. Azione insistita. Guardate quest'altro 1-2. Ancora qui. Guardate. Palla bellissima. Ilicic si trasforma anche in uomo assist. L'aveva prima presa con anzi lo sportiello. Ma non ci riesce. 2-0 Fiorentina. Andiamo avanti. Il gol di Marcos Alonso. Meraviglioso. Meraviglioso. Siamo lì che gli stiamo mettendo pressione, ragazzi. È giusto così. Siamo in casa. Giochiamo contro l'Atalanta. Ci mancherebbe, una bella squadra, ma noi siamo la Fiore. Andiamo lì dietro. Facciamo ora un po' di giochi strani. Tomovic, il tiro di Tomovic. La rasoiata di Tomovic. Sto vedendo cose che non vedevo nelle ultime 5 partite. Il colpo di testa si lancia come un falco. Giuseppe Rossi. Restituisce. Bella questa palla, peccato. Se fosse passata. Dai, 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 che gli stiamo mettendo una paura incredibile. Si stanno veramente, letteralmente, cagando sotto questi. Bello. Appoggiamo dietro. Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi. La dà per chi? Per Borca Valero che tira al volo ancora una volta. Ma quando me ne sta prendendo? Ragazzi, potevamo stare tranquillamente 4-0 in questa partita. Non avremmo rubato niente. Andiamo. Facciamo giocare anche Tataru. Ai, brutta questa palla. Brutta questa palla. Tira, ma... Chocolate milkshake? Ma perché sbagliamo ste cose? Meno male che poi le recuperiamo. Attenzione, Harry Kane, e questo è fallo, trattenuta, ammonizione, se ne stava andando in porta. Ma esci i cartellini, è deficiente. Seppe Rossi, battuta del calcio di punizione. La mette dove la deve mettere, la paratona. Mamma mia, ragazzi, soddisfazioni, grandissime soddisfazioni, oggi sono veramente contento, stiamo mettendo alle corde l'avversario ancora. Ma chi è quel nano? Sarà Alejandro Gomez sicuramente. Poi parlo io che sono una banana pure.
Facciamo uscire, facciamo una sostituzione. Sì, facciamo prendere un po' di aria fresca a qualcuno dei nostri. Farei entrare io Verdù, l'ortolano catalano, al posto di Ilicic. Farei anche rifiatare Pepito Rossi, perché noi da quella parte non abbiamo nessuno. Siamo costretti a far entrare Bernardeschi. Va bene così, teniamo Harry Kane. Harry Kane che non segna, non segna, però partecipa attivamente alle azioni. Ancora Błaszczykowski, anche lui non ne ha più. Mette a sedere l'avversario. Ma che fai? Ma che fa? Voleva fare il preziosismo, voleva fare. Va bene, sul 2-0 ci sta, te lo posso anche permettere. Non lo fare più però, eh? Ci proviamo a fare questo buco. Bernardeschi, sei fresco. Bernardeschi è fresco. Dà la palla ad Harry Kane, che non lo è più fresco. Ma non lo è mai stato fresco. Harry Kane, stavi per sfiorare la gloria, Harry Kane. Ecco, prossimo allenamento per Harry Kane. Convergenza ai piedi. Bisogno, ragazzo, di un po' di equilibratura. Lo vedo molto storto. E via questa palla. Non te lo diamo il gol. Non te lo diamo. Un te lo do sto gol. 90esimo. Vai al centrocampo. Vai al centrocampo. Arbitro, fischia. Fischia, arbitro. Fischia, arbitro. Arbitro, fischia. Ed è così, ragazzi. Vinciamo, battiamo l'Atalanta. Andiamo avanti, speriamo in classifica. Non so gli altri risultati. Sicuramente ci porterà lontano. Cosa sta facendo? Vediamo l'Inter. Non dicono niente dell'Inter. Della Roma. A Roma ha perso, ragazzi. Siamo ufficialmente primi in solitaria in classifica. Eccoci qui. 17 punti, un punto di vantaggio dalla Juventus. Adesso affronteremo il Napoli, che ne ha di punti 11. E che con una vittoria con noi potrebbe anche rimettersi in carreggiata. Ma noi... devi passare prima sul mio corpo. L'hai capito, Napoli? No, a parte lo scherzo, io sono un grande estimatore del Napoli, ovviamente uomo del sud, tifo esagitatamente per il Napoli in Serie A. Finalmente vorrei rivedere gli azzurri vincere lo scudetto. Non succede dai tempi di Maradona, benedetta. Bene, Napoli-Fiorentina. Schieriamo la nostra maglia viola o... non so poi l'effetto ottico che mi potrebbe creare. Non vorrei confondermi per colpa delle magliette. Ma è meglio andare con la bianca. Andiamo con la bianca. A loro gli concediamo ovviamente la loro azzurra. Io direi di lasciare la formazione per così com'è. Vediamo se abbiamo recuperato almeno Rodriguez. Lo abbiamo recuperato. Quindi Rodriguez andrà al posto di Gilberto. Gilberto si accomoda in tribune. Roncaglia al posto di Rodriguez. Va bene, ragazzi. Sembravo bisteccone Galeazzi. Grandissimo. Vabbè, fanculo, va. Bella questa cornice di pubblico. Ma al solito lo stadio San Paolo sa offrire. Inquadratura per Pepito Rossi, l'uomo da tenere sott'occhio e sotto vuoto. Si parte. Siamo noi la capolista. Vediamo se alla fine della partita diremo salutate la capolista ancora una volta. Siamo pressati. Oggi il Pipita veramente risulta essere quello fra i più attesi. È chiaro. È chiaro. È chiaro. Gioca in casa. Si chiama Higuain. L'ho comprato a novembre. Dai. Ste spallatine così. Vediamo. Ecco. Recuperiamo la palla. Borca Valero. Borca Valero, da quando è ritornato all'infortunio, non è ancora al 100%, secondo me. Non ha preso bene la forma. Diamo questa palla per Tataru. Ilicic aveva provato a scartare l'avversario, ma non ci riesce. Ma quante palle recupera Ilicic, ragazzi? Quante palle recupera Ilicic? Quante? Crossa? Siamo vivi.
Ma il Napoli riparte in contropiede. Il Napoli è molto veloce perché c'ha Insigne, Mertens, che sono giovinotti abbastanza velocini, come in questo caso. Ma qui prendiamo la palla noi. Comoda, comoda. Comodi, comodi. Comodi, comodissimi. Andiamo, andiamo, andiamo. Voliamo, voliamo lungo la fascia. Błaszczykowski chiama la palla. Ma non... dopo che chiami la palla, Ilicic, poi ti fa anticipare di 5 metri, dico io. Ma... da queste battute iniziali sicuramente vi posso garantire che non sarà una partita facile, perché questi corrono. Questi corrono. Hanno numeri. Hanno numeri, non indifferenti. Corrono, corrono. Puntano molto su quella fascia, la fascia sinistra. Quella dove c'è praticamente il fiorfiore del Napoli. Attenzione! Ragazzi, abbiamo subito un bel gol. Elaborato bene. Abbiamo concesso quei 2 metri che in quel punto del campo, in quella tre quarti, che non dobbiamo mai concedere. Infatti guardate, questa è bella questa azione. Bello, bello questo 1-2. Mi piace. Ma qui è stato veramente un colpo di genio. Bravi, bravi veramente. Complimenti al Napoli. Ma noi stiamo dormendo. Sarà veramente un film. E noi allora cambiamo gioco. Male, lo cambiamo. Lo cambiamo male. Era volato per aria. Stava per fare il gollonzo grazie a noi. Bella questa ripartenza. Marcos Alonso che viene però fermato. Qui c'era fallo, raga, però. Cioè, lui mi deve fare. Non me lo può fare così. Mi deve fare giocare. Dove sta scritto comunque? Vabbè. Però, ecco così. Poi noi ovviamente reagiamo con le buone maniere. Ecco, gli diamo la palla anche addosso così per complimentarci per il volo. Giriamo, 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 puliamo, puliamo. Io non vedo però i miei giocatori. Non vedo proposizione da parte dei miei giocatori. Vedo che stiamo fermi lì ad aspettare. Se aspettiamo così facciamo il loro gioco. Ovviamente non è questo. Va bene, cominciamo a scendere. Ok, ok. Buona, peccato. Siamo bloccati. Siamo bloccati. Pensavo che lo fossimo di più con l'Atalanta. Invece a quanto pare. Apriamo, 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 apriamo. Lungo la fascia, apriamo. Zica, raga, neanche ci fanno fare il cross, eh? Qui mi sono un attimino distratto. Do la palla a loro nel fallo laterale. Reina. Siamo noi che stiamo inseguendo il risultato, ragazzi. Non la vedo benissimo oggi questa partita. Però ancora è presto, c'è tempo, c'è tempo. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo. Non dobbiamo perdere neanche la concentrazione, cosa ancora più importante. Dobbiamo essere un pochettino più veloci. Facciamo scattare Harry Kalinic. Kalinic che prova a fare una serie di dribbling, ma non è il suo ruolo questo. Non è lui che deve fare i dribbling. Primo tempo appannaggio totale, secondo me, del Napoli. Non ci sono stati grandi tiri, uno in porta per noi. Loro hanno però segnato, non capisco com'è che non l'abbiano segnato fra i tiri in porta. Evidentemente non hanno tirato quando hanno fatto gol. Partiamo con il secondo tempo, partiamo in svantaggio. Cerchiamo almeno di salvare il salvabile da questa partita. Recuperiamola. Questo è quello che chiedo ai miei. Ma non sarà facile oggi. Ovviamente affrontiamo un Napoli che, come vedete, ha proprietà di palleggio non indifferenti. Non indifferenti. Esce, esce, esce. Tatarusano la toglie dai piedi ad Higuain. Bella questa palla così. Bella, lungo la fascia, lungo la fascia. Allungati, 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 caro. Allungati, caro. Allungati, 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 allungati. Raga, quante trattenute ci sono stati? Quanti falli ci sono stati? Quante manacce messe al proprio posto non ci sono state? Fatto sta che l'arbitro non ravvede nulla. Arbitro che dà però il calcio di punizione su una cacata del genere. Questi sono parametri di giudizio che io non riuscirò mai a capire in questo gioco.
destra in modo perfetto. Entra in modo perfetto, ma siamo lì che non abbiamo a chi darla. Infatti loro recuperano palla molto presto. Dovremmo fare più sponde, secondo me. Più sponde indietro. Indietro, avevamo preso la palla. Si amano troppo loro. Perdono anche la palla. Dobbiamo mettergli pressione, raga. Però guardate come ci attaccano. Quindi cerchiamo di essere veloci. Veloci però ordinati. Non ce ne facciamo niente di essere veloci e disordinati. Tomovic chiama la palla lungo la fascia. Kalinic. Kalinic la dà per Tomovic. Ma ora Kalinic se n'è andato. Come se ne va anche Tomovic. E il gol! Il gol su una... su una traiettoria roccambolesca. Tomovic non aveva che cosa fare. La dà lì per Kalinic, ragazzi. Kalinic 9. 9, ragazzi. Qualunque palla tocca... quando la tocca, ragazzi, fa male e fa anche gol, cosa che Harry Kane al momento non sta facendo. Comunque, 1-1 abbiamo riacciuffato questa partita in maniera particolarmente roccambolesca. Poco ci importa, a noi interessa la sostanza. Adesso possibilmente ci siamo presi di coraggio. Questo è un fallo come quello di prima, inutile. Ci siamo presi di coraggio. Adesso forse è il momento di fare male al Napoli. Prima che ce le facciano loro a noi. Non dobbiamo concedere questi spazi al Napoli, eh. Non concediamo spazi al Napoli come questo, per esempio, perché entra qui dentro l'area. Mamma mia, avevo dato l'assist. Mamma mia, avevo dato l'assist. Attenzione, attenzione, la traversa. Ma che gol, raga, ma non siamo stati in grado di spazzare una palla, guarda. Guarda. Wow, ma poi che palla gli è capitata, ma che culo. Comunque, ritorniamo un'altra volta in svantaggio, Insigne. Va bene, come abbiamo fatto il primo possiamo fare anche il secondo, raga. Attenzione, Błaszczykowski. Błaszczykowski, è il momento di crederci, è il momento di crederci. Ci crede, calcio d'angolo. Stavo dicendo appunto che era il momento di ferirli, invece ci hanno massacrato. Bella questa palla, indietro. Giuseppe Rossi. Quello molto fisico, scattata molto bene qui la trappola. Cos'è? Del fuorigioco. Ma come fuorigioco? Aveva fatto una cosa egregia Pepito Rossi, aveva dato una palla bellissima. Attenzione, perché questi stavano per fare la cazzata. Partita il Napoli atteso per una prestazione fuori campo. Ma no, dai, ma no, per quanto no. Mi riguarda è come se fossi già in cabina di commento per affrontare il match. Dai, fermalo sto cretino. Fermalo. Gabbiadini, colpo di testa sulla traversa. Stiamo rischiando, settantesimo minuto. Dai, 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 togliamogli sta palla, ragazzi. No, 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 non va bene, non va bene, non va bene, non va... Il portiere dice di no. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Blocca senza problemi. Comunque, non stanno demeritando, eh? Questo è poco ma sicuro, stanno giocando sicuramente bene. Porca vale. Però vabbè, dai, loro sono in casa, è giusto così. C'è spazio per andare. Rubano bene palla. C'è spazio per andare. Ora loro giustamente hanno capito tutto. Hanno capito tutto. Non ci fanno giocare. Stanno partendo di rimessa. Noi siamo un po' bloccati. Si allunga la palla. Guardate come vola Insigne. Buona uscita del portiere che blocca il pallone. Questa ancora corre. E qui, qui, qui. Guardate. Sono bravi. Sono bravi. C'è poco da fare. È il Napoli. Ce lo aspettavamo. Ce lo aspettavamo. Punizione, prendono tempo. Che miseria. Abbiamo da fare qualche sostituzione. Teoricamente sì, abbiamo un sacco di morti in campo. Però a chi tolgo, raga? Io Ilicic non lo toccherei, perché è quello che può cambiare la partita da un momento all'altro. A destra sì, ci sarebbe da fare qualche sostituzione. Facciamo Suarez, che è stato anche ammonito. Facciamo entrare Fernandez. Ma ormai la vedo compromessa, ragazzi. 4 minuti. Non credo che
a meno di una tragedia o di un'auto, come dire, gol del Napoli, non vedo spiragli. Anche perché tengono palla, guardate, fraseggi. Noi siamo fermi, noi siamo totalmente fermi. Totalmente fermi, ragazzi, totalmente. Ci stanno veramente massacrando. Poi l'arbitro fischia continuamente ogni cosa, gioca a loro favore, chiaramente. Lo sai, certo, tengono palla, la tengono lì. Ripartiamo, vediamo se ci fa ripartire, ma siamo morti, raga, siamo morti. Potrebbe essere l'ultima azione, ma viene fermato. Non ce la fa più, non ce la facciamo più. Mi sa che è finita, mi sa proprio che è finita, ragazzi. È così. Mi dispiace, partita, prima sconfitta in campionato. La subiamo contro un buon Napoli, c'è poco da dire, poco da fare. Avevamo ripreso, riacciuffato il pareggio con un bel gol, devo dire, ma poi abbiamo perso un attimino di vista il gioco. Il Napoli nel fraseggio e nel palleggio è molto, ma molto forte. E quindi, che dire, ragazzi, abbiamo una partita in meno, anzi una partita in più rispetto al Juventus e alla Roma. Vediamo se i risultati arrivano. Ok, sono arrivati i risultati. La classifica adesso è la seguente, ragazzi. Siamo stati ripresi nuovamente dalla Roma, siamo stati scavalcati dalla Juventus. Ora siamo 2 punti sotto, però per il campionato che stiamo facendo, 5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. Subita a Napoli ci può anche stare, ragazzi, non di certo speravamo di vincere il campionato a mani basse, però siamo lì, noi interessa lottare per la Coppa Campioni. Che dirvi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto a prescindere da questa sconfitta che abbiamo avuto così, onorata comunque. Mettete un bel like quindi se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, gli ulteriori aggiornamenti, mi farebbe molto piacere che entraste numerosi all'interno del branco. Raga, con molto rammarico, da Lupus in Game è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.